compagnia di Gianrusso, anche te. Roberto, a te. Eccoci Alessio, buonasera e buonasera al senatore Gianrusso. L'incontro con Beppe Grillo è terminato da poco. Allora, sulle riforme costituzionali abbiamo capito, Grillo parla di guerriglia democratica, comunque lotta dura. Esattamente, è venuto qua per sostenere la battaglia che stiamo conducendo in Senato in difesa delle prerogative dei cittadini. Si vogliono spogliare i cittadini ancora una volta della sovranità, noi ci stiamo battendo perché i cittadini possono scegliere per esempio gli eletti sia alla Camera che al Senato. Ci stiamo battendo con i nostri emendamenti perché si possono ridurre i parlamentari tutti, non solo i senatori, che si dimezzino le indennità, che si aboliscono per esempio le immunità parlamentari. Ma questa lotta andrà avanti dentro, fuori il Parlamento, con quali modalità e con quali toni? La venuta di Grillo serviva a questo, ci ha dato la carica, ha ringraziato Luigi Di Maio per il grande lavoro fatto e ci ha dato una grande carica dicendo che noi dobbiamo portare questa battaglia in mezzo ai cittadini per fare capire esattamente che importanza ha. Quindi andrete nelle piazze, nelle spiagge, cosa farete? Allora, stiamo organizzando come portare fra i cittadini la nostra battaglia, ancora tecnicamente non si è deciso esattamente, ci sono diverse proposte. Sarebbe intempestivo spiegarla adesso, visto che ancora non si è deciso. Si è deciso però di farla e di farla in mezzo ai cittadini. È necessario che i cittadini capiscano che cosa si sta decidendo in questi giorni, in questi momenti in Senato. È molto importante. Prima di chiudere, questa sera abbiamo sentito Beppe Grillo dire che il tavolo sulla legge elettorale è ancora aperto. In che termini e su quali punti? Noi abbiamo presentato al PD la nostra proposta elettorale, che è una proposta legittima costituzionalmente, ma soprattutto rispettosa della volontà dei cittadini, che vogliono essere, come sempre, protagonisti nella scelta degli eletti. Noi abbiamo detto al PD che se la barra della rotta è quella di ridare il potere ai cittadini di scelta degli eletti, ci siamo. Attendiamo risposte. Grazie al senatore Gianrusso del Movimento 5 Stelle, la linea torna allo studio. Grazie a te Roberto, andiamo subito a vedere la giornata